l'horror, diciamo che è sempre stato, allora, sia per quanto riguardava i fumetti che per quanto riguardava il cinema, per quanto riguardava, avevo sempre cercato di, sempre apprezzato delle opere che stessero un po' a cavallo fra il genere tra virgolette, cioè delle cose che si rifacessero a moduli espressivi e a forme di spettacolo che fossero già predeterminati, e invece cose più autorali, più personali, no? Cercare un po' una via di mezzo tra il cinema d'autore e il cinema di genere, adesso tanto per semplificare e per usare delle etichette conosciute. In Italia funzionavano molto poco e hanno cominciato a funzionare soltanto all'inizio, alla fine degli anni 60, alla fine degli anni 50, scusa, quando è uscito in Italia I vampiri di Riccardo Freda, con le fotografie di Mario Bava, che io vidi, che fu folgorante come tipo di cosa, perché mi apriva una conoscenza di tutto il mondo del gotico anglosassone che io non conoscevo. Allora, quando cominciai a fare dei film 8 mm, per gioco, per il piacere di fare dei film con degli amici, la domenica e sabato, così per passare il tempo, uno dei primissimi, il primo fu una specie di 007 fatto in casa, e il secondo fu Il figlio di Dracula, che era un horror. Quando poi passai al professionismo, si fa per dire, quasi automaticamente mi ricollegai con questo tipo di passione, di amore, di interesse per il fantastico. E nacque Hanno cambiato faccia, che coniugava una volta di più il genere, che era il genere dei film dei vampiri, dei film dell'horror, con dei discorsi, delle proposte, delle forme di espressione più personali. Il protagonista del film, che è l'ingegner Nosferatu, che è ovviamente un nome di riferimento preciso per ricollegarci al genere, è il potere sostanzialmente. A un certo punto il vampiro, il protagonista, dice al vampiro: io adesso ho capito che tu sei un vampiro, ho capito che tu sei il potere, tu sei un industriale, non è un vampiro di quelli con le ali da pipistrello. Tu sei un grande industriale che però hai il potere economico su tutti, adesso io vado a denunciarti, vado alla polizia, vado ai giornali, non dice vado alle televisioni perché le televisioni private ancora non esistevano. E il vampiro gli risponde: io sono la polizia, mi appartiene, i giornali mi appartengono, tutto mi appartiene. Non dice le televisioni mi appartengono perché non esistevano ancora le televisioni private, però tutto questo ha fatto sì che quando è nata l'era di Berlusconi praticamente sembrasse che questo film era stato scritto pensando a lui. Diciamo che in questo momento però sicuramente, ecco, diciamo che le istituzioni che fanno più paura nel senso del potere, che sono più in grado di condizionare le cose, sono forse più che l'industria le banche. Cioè il potere economico, mi sembra. Io ho fatto soltanto due film nella mia vita, no? Che tutti e due, per ragioni diverse, oggi sono molto più noti di quando sono stati fatti. Poi non sono più riuscito a farne, nel senso che il tipo di cinema che amo io è un cinema, dicevamo prima, parlavamo del gotico anglosassone, molto più legato alla cultura o mitteleuropea o anglosassone che non quella mediterranea. Per cui in Italia si fa un tipo di cinema che sia nella versione di genere, il cinepanettone, parliamo di oggi, sia nella versione d'autore, immigrazione, famiglia, cose di questo genere, comunque sia ha ben poco a che fare con il fantastico, che è quello che io amo e che non significa evadere dalla realtà. Il fantastico può benissimo essere utilizzato come genere, in senso lato, per parlare anche di problemi di oggi. Le tavole rotonde, i dibattiti, le discussioni, ma ben vengono naturalmente, anche perché siamo talmente, e qui torniamo al discorso negativo di Hanno cambiato faccia, siamo talmente sommersi da una forma di anticultura praticamente, no? Che tende a livellare verso il basso tutte le forme espressive e di consumo, perché poi di consumo si tratta, anche culturalmente parlando, che sono delle forme di resistenza tutte queste, e ben vengano le resistenze.